Ciao ragazzi, bentornati. Questo è l'episodio 6 dove parliamo dell'equipaggiamento tecnico. Mi riferisco a tutto l'abbigliamento tecnico, le protezioni, guanti, casco, stivali e quant'altro che mi permetteranno di raggiungere Capo Nord e coprire questi 10.624 km in tutta sicurezza, protetto dalle intemperie, protetto dalla pioggia, protetto dal caldo, protetto dal freddo. Non è impresa facile, abbiamo visto nell'episodio 5 documenti che sono semplici per un viaggio in Europa, ma per un viaggio a Capo Nord, se si pensa che partire dall'Italia agosto vuol dire 35-40 gradi per poi arrivare su e trovare 5, 7, 3, meno 2, non lo so, l'abbigliamento che si sceglie deve essere pensato con la testa, perché o mi porto tutto per sopperire al caldo e al freddo, oppure scelgo dell'abbigliamento giusto che mi permetta in qualche modo di far fronte sia al caldo che al freddo, ma soprattutto alla pioggia. Ecco perché ho disposto qui sulla scrivania tutto quello che ho selezionato per partire. E alcuni prodotti li conosco molto bene, vedrete che sono usati, testati e rodati, altri sono nuovi e li testerò per la prima volta, ma sto provando prodotti che già in modelli precedenti si sono dimostrati validi. Per cui fra poco indosserò il mio chest mount e con un'inquadratura un po' più ravvicinata vi elencherò quello che ho deciso di portare. Ognuno viaggia in maniera diversa, c'è chi porta più cose, meno cose, chi predilige certe marche, certi modelli. Io sono interessato al continuo esplorare, ho provato un sacco di modelli, un sacco di prodotti e questo mi permette anche di poter parlare in generale con cognizione di causa, per cui questi non sono gli unici prodotti disponibili nel mercato, ma sono senza dubbio quelli che ho scelto per fare questo viaggio. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Ok ragazzi, eccoci qua, ho la bocca molto vicina al microfono della mia DJI Action, quindi credo che non ci sia bisogno del microfono, che comunque è lì. Spero che il volume si senta bene, ma credo di sì. Partiamo dalla testa, perché questo ordine mi permette di seguire una certa logica, per cui per il casco ho scelto di riportare con me un casco che ho provato in Patagonia l'anno scorso. Questo è il Climb Krios Pro. Ha i pregi di essere estremamente leggero, è un casco leggerissimo, sembra finto da quanto è leggero, siamo nell'ordine dei 1,26 kg ed ha però lo svantaggio, non dico difetto, ma lo svantaggio di non montare nessuna lente solare, quindi mi dovrò mettere nell'idea di portare i miei occhiali da sole sperando che non mi diano fastidio. Casco abbastanza silenzioso, non è perfetto, già qui vedete un X-Lite, questo è molto più silenzioso ma molto più pesante, quindi in realtà questo non è il più silenzioso ma è accettabile. Una cosa che ha di grande pregio che ha è che non vibra molto la visiera coprisole, quindi fa meno rumore di altri, ma a livello di imbottitura non è perfetto. Subito dopo abbiamo la giacca, l'ho messa qui, questa è il secondo modello di punta della Climb. Ho provato l'anno scorso con estrema soddisfazione la Climb Adventure Rally, che è una giacca a quattro stagioni dove è possibile, che permette di guidare anche sotto la pioggia per tutta la giornata e non ti bagni. Bene ragazzi, volevo la prova pioggia per fare la prova a sto completo, ve lo dico appena arrivo in hotel, perché è dalle 8 di mattina che siamo sotto l'acqua, abbiamo fatto pranzo, caffè, dogana e tutta la strada di oggi sotto l'acqua, quindi appena arrivo in hotel vediamo un po' com'è andata. Ragazzi, il momento della verità è arrivato, voi dovete sapere che stamani siamo partiti alle 8 in punto da Osorno e già pioveva. Abbiamo fatto 350 km, sono le 3:30, quindi fate voi il conto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 ore e mezzo sotto la pioggia. Abbiamo anche fatto un pranzo sotto l'acqua perché avevamo il catering, una sosta a caffè sotto l'acqua, la dogana sotto l'acqua, quindi 6 ore e mezzo sotto l'acqua. Io avevo questa cosina qui traspirante anche sotto nelle gambe, poi avevo questo pile sempre della Climb, giusto, che non è impermeabile, e tutta la roba è asciutta ragazzi, è asciutto tutto. Questa giacca costa meno, quindi suppongo che abbia delle particolarità in meno, ma non lesina per quanto riguarda la protezione per la pioggia, quindi ho scelto di affidarmi di nuovo a Climb perché ha dimostrato di essere valida con agenti atmosferici variabili e il viaggio a Capo Nord sicuramente mi regalerà qualche pomeriggio intero di pioggia. La mia ambizione
sarebbe quella di fare il viaggio senza protezioni contro la pioggia aggiuntive, ma appunto di farla solo con questa, perché credo che il prodotto sia pensato proprio per questo tipo di utilizzo qui. Quindi è una giacca con qualche tasca, con qualche presa d'aria, non è una giacca estiva, quindi sì, ha qualche presa d'aria sulle maniche, sui polsi, dietro la schiena, come potete vedere qui, ha qualche tasca, però il suo scopo è di fare viaggio avventura a lungo raggio e di proteggervi in maniera decorosa anche dalla pioggia, rimanendo leggera. Allora, l'ho provata un pomeriggio per fare qualche chilometro, infatti è nuova di pacca, ma posso subito dire che è migliorata di vestibilità rispetto all'Adventure Rally, che era veramente veramente gonfia, veramente ingombrante. Quindi sono contento che hanno lavorato sulla vestibilità, che adesso è buona, e ovviamente la Climb punta su altri fattori tecnici, non sulla parte estetica, ma tutto sommato va bene. Questo è il pantalone che vedete qui, come vedete ci sono tutti i rivestimenti impermeabilizzati, queste sono le prese d'aria, sono molto grandi, rovinano un po' il concetto all'italiana di design, nel senso qui hai proprio delle voragini aperte, però l'aria entra ed è per quello che esistono. Invece questa dovrebbe essere una tasca impermeabilizzata, che è presente anche dall'altra parte. Ovviamente sia la giacca che il pantalone sono fornite di protezioni, le vedete qui, sono protezioni morbide estraibili, molto comode, non si sentono, e sulla giacca c'è anche il paraschiena, quindi anche questo morbido, lascia tutto qui. Passiamo poi ai piedi, questi sono un modello che ho rodato tantissimo, per tantissimo tempo, sono i TCX Infinity Evo del 2017 se non sbaglio, e con questi ci posso fare anche 2-3 anni di viaggi, sono fantastici. Se potessi li riprenderei anche nel modello nuovo, ma siccome questi vanno ancora me li tengo, sono un po' usurati, però tutto sommato questi vanno bene sia per camminare, per andare in moto, per mettere i piedi nella neve, per andare sotto l'acqua, per fare enduro, per fare strada, fantastici, veramente un ottimo prodotto. Passiamo alle mani, Climb mi ha fornito 2 paia di guanti, un modello estivo. Poi vi lascerò la lista esatta dei modelli nel solito Excel. Questo è il modello estivo, che è in abbinato con la giacca. La giacca si chiama Badlands. Questi sono i Badlands estivi e poi i Badlands invernali a manica lunga. Con teoricamente dovrebbero essere caldi dentro. Sì, sento, c'è del velluto e anche impermeabili, quindi con le sue protezioni, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, metto qui, ripartiamo dalla testa. Cap Nord fa freddo, quindi cappellino di lana per quando farò tutte le varie cene davanti alla tenda, una balaclava nel caso di temperature basse anche durante la giornata, questa serve da mettere sotto al casco e diciamo ferma al vento anche all'altezza del collo, vedete questo stop wind, molto comoda. Poi abbiamo questi interni caldi che sono veramente fantastici, io questi li ho usati, ce li avevo, ho deciso di portarli perché in caso di notte fredda in tenda posso dormirci come se fossero un pigiama, in caso di guide veramente fredde, se mai ci fossero, posso abbinarle alla giacca che non ha strati, non è una 3 strati smontabile, questa nasce così, è un laminato per cui in caso di strato aggiuntivo devo aggiungerli io, quindi Climb mi ha mandato questo strato aggiuntivo che è una sorta di capo d'abbigliamento che serve sia per le ore di guida ma anche quando scendi dalla moto se vuoi camminare in città o nel mio caso se voglio stare alla tenda a cucinare senza tenere addosso la giacca della moto. Ma in abbinato a questo volevo portare anche un pantalone pesante che però fosse compatto e leggero e quindi pesante nel calore che riesce a fare senza avere troppi ingombri, quindi ho scelto questo. Per la parte estiva invece, cioè la parte calda, ho questi 2 set sempre Climb di intimo tecnico. A cosa serve l'intimo tecnico? Serve quando non vuoi rovinare l'interno della giacca tecnica, del pantalone tecnico con pantaloni o roba che ha cuciture, roba di ferro,
E serve a mantenere puliti i vestiti che ti metterai solo quando non vai in moto. Quindi questi si possono lavare facilmente, si asciugano velocemente. Ho preso due set perché io dormirò in tenda tutto il viaggio. Non avrò tempo di fare lavatrici né di cambiarmi spesso. Non andrò in discoteca, non andrò nei pub. Per cui meglio puzzare con questa roba qui e lavarla e avere i vestiti puliti la sera mentre sono a giro intorno alla tenda. Questo è il secondo set. Quindi abbiamo due set caldi, un set freddo, un altro set freddo da usare anche fuori dal contesto moto e questi che sto valutando se portare o no, che sono pantalone e giacca incerata di un'altra marca da abbinare eventualmente a questa, ma credo proprio che non ne avrò bisogno. Casomai li potrei portare per usarli quando sono intorno alla moto, intorno alla tenda, cioè quando sto cucinando, davanti al fornello, quando sono in tenda e non mi voglio bagnare i vestiti, perché questi possono essere utili in quel caso lì. Non ho finito, anche se manca poco. Per l'abbigliamento tecnico includerei anche questo camelback. Ora, vivere in tenda per 23 giorni in Norvegia vuol dire che avrò spesso bisogno d'acqua per bere, per cucinare, per lavare e quindi più acqua riesco a portare meglio è. Questo l'avevo comprato tanti anni fa, odio utilizzarlo, ma scenderò al compromesso di portarmelo dietro, se non lo voglio mettere sulle spalle lo posso legare sulla sella, per avere, credo, 1,5 litri oppure 2 di acqua aggiuntiva, quella che mi porterò è 1 litro, quindi tutto sto casino per 1 litro d'acqua, forse allora mi porto solo questa busta di plastica qui, vedremo. Mi piace viaggiare leggero con poche cose, ad ogni modo per fare questi 10.624 km, questo è tutto quello che a parer mio mi servirà. Trovate la lista delle marche, dei modelli di ogni singolo prodotto e potete commentare se conoscete il prodotto, se volevate informazioni o se volete dare la vostra opinione su quelle che sono le vostre preferenze di abbigliamento tecnico, eccetera, eccetera, eccetera. Sono veramente curioso di provare questa Badlands perché l'altro modello in Patagonia ha fatto miracoli. Ripeto, sono capi statunitensi, quindi hanno uno stile, probabilmente una linea estetica diversa dai capi italiani, che sono famosi in tutto il mondo per essere belli. Però più che vado avanti negli anni, più che divento un cinghiale, quindi ho bisogno di roba veramente tosta, anche se è meno carina da indossare, però che fa un egregio lavoro di protezione e di resistenza all'usura e a eventuali cadute, perché quando faccio questi viaggi qui sono sempre, come si dice noi a Firenze, per le terre. Allora vi saluto, rimetto lì la telecamera. Eccoci qua, vi saluto, vi ho fatto vedere tutto. Può essere poco, può essere tanto, non lo so. Ognuno, ripeto, viaggia con l'abbigliamento che predilige, che preferisce. Questo è sicuramente il mio, considerando che tutta questa roba, o quasi tutta questa roba, mi starà addosso, l'ingombro nelle borse sarà quasi nullo. Perché non ho molto volume di carico, perché non voglio, e vedremo nei prossimi episodi che cosa porterò dietro per il discorso mangiare, dormire, navigazione, igiene, e quindi quello spazio che ho devo distribuirlo anche per questi altri accessori che sono altrettanto importanti. Quindi vedremo come andrà a finire, se tornerò a casa tutto bagnato come un pulcino e malato, oppure se questi oggetti faranno il loro lavoro e sono sicuro di sì. Ci vediamo al prossimo episodio, sono Jonathan Encini, condividete se vi è stato utile per programmare il vostro viaggio, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ah, mi sono dimenticato i vestiti. Siccome ho pochissimo spazio e andrò sempre in moto e dormirò sempre in tenda e non andrò mai nei ristoranti, nei pub, nelle discoteche, non avrò vita sociale, mi dedicherò soltanto a questa avventura, credo che mi porterò soltanto una bella scorta di mutande, una bella scorta di calzini e qualche maglietta, perché tutto il resto, onestamente, in questa avventura non mi serve. Ciao ragazzi!